Una sola busta pervenuta per la partecipazione al bando sulla Cantarelli, l'offerta vincolante è quella della Men's Fashion Group di Anton Giulio Pacenti, gruppo che ha da poco acquisito la Mabro. Il commissario straordinario Leonardo Romagnoli davanti alle rappresentanze sindacali ha comunicato che tramite posta certificata era arrivata anche una manifestazione di interesse non vincolante da Bax Molise. Romagnoli si è concesso 10 giorni di tempo per verificare i documenti. Per Discutere di questi nuovi sviluppi, nel frattempo i lavoratori si sono riuniti in assemblea sindacale. L'atmosfera è come da qualche tempo: un'atmosfera di tensione, di attesa eh, che si manifesta anche nei silenzi, nella preoccupazione che c'è per il futuro dell'azienda. L'assemblea di oggi non è stata diversa dalle altre da questo punto di vista. Insomma, sono. 18 mesi, quasi due anni, a novembre che è stata dichiarata l'insolvenza dell'azienda, quindi di tempo ne è passato molto. Questa offerta è l'unica arrivata, come la giudicate per quello che si sa ovviamente? Al momento giudizi non se ne possono esprimere perché sarebbe eh, non corretto e imprudente dal momento che non abbiamo cognizione dei contenuti di questa offerta. Come abbiamo spiegato ai lavoratori, il commissario si è riservato dieci giorni per valutarne i contenuti e in conseguenza di questo ha trattenuto la documentazione che all'offerta era allegata. Un pizzico d'amarezza in relazione al fatto che eh, l'imprenditoria retina non ha eh, ritenuto interessante, e questo lo dico in linea generale, eh, partecipare alla assegnazione dell'azienda Cantarelli.